Credo solo per questo valga sicuramente la pena acquistare il gioco. Oggi parleremo di Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo gioco di Star Wars che uscirà il 15 di novembre. Naturalmente qua se tu invito qua sempre su un bel commento, un bel mi piace. Ne parliamo perché sono uscite cose nuove. In che senso? È uscito un nuovo filmato che dura circa 20 minuti dove ci mostrano tantissime cose. Ecco perché io cercherò di riassumervi brevemente che cosa ho visto. Partiamo innanzitutto dalla cosa più importante, ossia che il gioco è in fase gold. Che significa in fase gold? Cioè manca soltanto la fase della certificazione e poi dovrà essere imbustato, commercializzato e spedito a tutte le varie catene per poterlo acquistare. Naturalmente chi lo ha preordinato e soprattutto lo ha preordinato su Amazon quando vi dissi di preordinarlo, lo avrà acquistato sicuramente al prezzo di 49 euro. Oggi ho visto che si è un po' innalzato. Però comunque credo che, visto che sarà sicuramente un single player e non sarà assolutamente un multiplayer, vuol dire che una volta fatta la storia dovremmo sperare forse che usciranno dei DLC, perché altrimenti poi una volta giocato non si potrà fare più niente. Altra cosa molto importante, visto che ci avevano certificato e ci avevano sottolineato che avrebbero dato molta importanza soprattutto anche alla storia, hanno introdotto quattro livelli di difficoltà. Presumo quindi che ci sarà un livello facile, un livello normale, che poi è quello che faremo sicuramente noi, quello difficile e quello naturalmente super complicato. Questo perché in maniera tale da poter permettere sia a chi è completamente un nabbo e sia completamente bravo, cerca un livello di difficoltà più alto, di potersi comunque allo stesso tempo anche godersi la storia. Ma parliamo innanzitutto del filmato. Si vede già nel filmato che la forza gioca un ruolo fondamentale. All'epoca di quando praticamente io stavo all'università, questo tipo di chicca, questo tipo di particolarità veniva chiamata qualità eccitante, ossia quel tipo di particolarità che ti colpiva all'improvviso e ti dava poi la sensazione, ti spingeva ad acquistare il prodotto, in questo caso il gioco. Ed è quello che, almeno dal mio punto di vista, è successo a me. C'è il fatto di poter utilizzare la forza in questo modo, ossia soltanto non solo nello spostare oggetti, ma anche in fase di combattimento, ma non soltanto spingendo, come succedeva anche nelle passate edizioni, gli nemici o oggetti, ma allo stesso tempo poi attrarre e allo stesso tempo utilizzare le armi dei nemici come armi proprie. E questo personalmente lo trovo una grandissima figata. Ma parliamo attualmente dei nemici. Innanzitutto ho visto che c'è il bloccaggio. Bloccaggio molto importante per certi versi, vi faccio un esempio, almeno dal mio punto di vista per come gioco io. Se avete a che fare con due, tre nemici, secondo me il bloccaggio non serve a niente perché è difficile riuscire a gestire vari nemici inquadrandone soltanto uno. Mentre invece, se avete la possibilità di poter affrontare un solo nemico, credo che il bloccaggio sia praticamente fondamentale. Il bloccaggio, per intenderci, è quella caratteristica che vi permette di guardare, di tenere lo sguardo sempre sul nemico, su un solo nemico. Vi ricordo sempre di, se avete la possibilità di giocare a questi giochi, sempre con le cuffie, perché vi dà naturalmente un maggiore impatto e vi dà più la sensazione, come succedeva anche con Darksiders, di capire da quale direzione vi stanno attaccando. I nemici poi giocano un ruolo fondamentale, in che senso? Già dal filmato si capisce che ci saranno diversi tipi di nemici, e questo naturalmente ce l'avevano già detto, ma anche come ci attaccheranno. Ci saranno nemici che saranno più, ci attenderanno naturalmente che noi li attacchiamo, saranno diciamo un pochettino più attendisti, mentre invece ci saranno degli altri nemici che invece saranno abbastanza aggressivi. Addirittura vi verranno praticamente incontro ed è lì che dovremo naturalmente decidere il tipo di approccio. Ho visto che la schivata gioca un ruolo fondamentale, però allo stesso tempo anche il balzo in avanti per cercare di attaccare i nemici, anche quello è molto importante. Quindi questo significa che non dovremmo assumere un tipo di combattimento sempre uguale, ma in base al nemico dovremo adottare una tecnica differente. E questo secondo me è anche un'altra cosa molto molto figa. Ci avevano già detto naturalmente che, ma questo penso che sia un classico del tipo di action adventure, che man mano che andremo avanti il personaggio si evolverà e imparerà nuove cose.
Un'altra cosa molto importante che ho visto è che ci sarà poi la possibilità di poter recuperare anche un po' di energia. Se ci fate caso, quando durante il gameplay si viene colpiti, recupera un po' di energia e prendendo qualche cosa. Infatti si vede un fascio di luce gialla, più o meno, credo, che vuol dire che in pratica abbiamo assunto qualcosa per recuperare un po' di energia. Quindi vuol dire che anche se veniamo colpiti, avremo comunque la possibilità di recuperare un po' di energia. Perché è normale che per chi cercherà di affrontare il gioco in maniera di una difficoltà molto più alta, tirare un pochettino fiato ogni tanto è importante. Tutto questo però non significa che dal gameplay, almeno dal mio punto di vista, ho visto soltanto cose bellissime. Ci sono alcune cose che mi lasciano un pochettino in dubbio. In che senso? Ok, tutte le varie zone sono fantastiche, ambientazioni spettacolari, però è normale che non vorrei che fosse un gioco ridotto soltanto a man mano che andiamo avanti, incontriamo sempre nuovi mostri, affrontiamo nuovi mostri e la storia non abbia un impatto importante. Io non credo che sarà così, o meglio, spero che non sia così. Però dal gameplay si nota che man mano che andiamo avanti, scenari diversi e vari combattimenti. In alcune zone, per esempio, abbiamo visto che c'è un'ambientazione molto più tetra, molto più scura, in altre zone invece molto più colorata. Spero naturalmente che ci saranno zone un po' più tranquille e zone un po' più aggressive, dove in pratica si verrà sorpresi da nemici differenti. Naturalmente questo lo sapremo soltanto il 15 di novembre, oppure forse anche qualche giorno prima, se avremo naturalmente la possibilità di averlo prima e di giocarlo prima. Scrivetelo sotto nei commenti voi che cosa ne pensate, naturalmente se state attendendo anche questo gioco. Naturalmente come sempre vi invito a passare su, mi raccomando, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video, bye! Thank you.